La quarta volta che la sinistra serratura gira su se stessa è per scaraventare nella cella un nuovo ospite. Questo, come tutti gli altri, finisce in terra. Ci rimane un momento per riprendersi e capire dov'è capitato, poi si alza e si guarda intorno. Si sente addosso tante paia d'occhi quanti sono i prigionieri della cella. Ma resta tranquillo. Può avere qualcosa in più di 40 anni. È diritto, asciutto, dal viso un po' sciupato, ma dallo sguardo acuto. Accenna un inchino rivolto a tutti e nessuno in particolare. Mi chiamo Marco, dei Polo del quartiere di San Giovanni Crisostomo, a Venezia. Il primo a farsi avanti è Rustichello. La cultura insegna, tra le altre cose, anche la cortesia verso gli sconosciuti. Così Rustichello tende la mano a Marco. Io sono Rustichello da Pisa. Oh, lo scrittore? Domanda subito Marco. Gli altri prigionieri sgranano tanto d'occhi, due che sappiano leggere e scrivere. E tutti e due nella stessa cella. Incredibile. Come sei finito qua dentro? Domanda Rustichello. Marco Polo alza le spalle e lascia andare un sospiro. C'è stata una battaglia, qui non si sa mai niente. Una battaglia, conferma Marco, in Adriatico, perché questi genovesi sono già arrivati in Adriatico. Mi sa che finisce male per Venezia. Io ero con i miei uomini su una nave. Ci siamo scontrati con loro all'altezza di un'isola. Hanno di nuovo vinto loro. Io e gli altri siamo stati presi prigionieri. Per un momento se ne stanno in silenzio. È incredibile come quei due uomini, fino a un momento prima del tutto sconosciuti l'uno all'altro, sentano adesso di intendersi a meraviglia. C'è una cosa che non capisco. Tu non avertene a male, ma non sei più un ragazzo. Venezia è così malmessa che deve mandare in guerra anche i padri di famiglia. Non bastano più i giovani. Voglio dire, come ti ci sei trovato in mezzo a una battaglia navale? Marco Polo sorride. Accenna di sì con la testa. È vero, non è più un ragazzo, purtroppo. Guarda Rustichello negli occhi e si decide a raccontare. Vedi, io sono molto ricco. E quando mai i ricchi vanno in guerra? Mandano gli altri al posto loro. Marco ride. Non si può dar torto a quella linguaccia di toscano. Ma ci sono dei casi. Lasciami dire. Io ho viaggiato molto, moltissimo. Se vuoi, ti racconterò di tutti i paesi che ho visitato. Saranno almeno 1 milione. Un milione, esagerato. Non c'è 1 milione di paesi in tutto il Mediterraneo. Marco sorride e scuote la testa. E chi ha detto che sto parlando del Mediterraneo? Oggi siamo qui al Teatro Zandonai col professor Vito Bianchi, archeologo, scrittore e docente dell'Università degli Studi di Bari. Il professor Bianchi ci racconta di un Marco Polo alla ricerca pacifica di nuovi mondi, come abbiamo già avuto modo di intuire da questa lettura che è tratta da Il milione narrato ai ragazzi di Sergio Calzone. Dunque vi presento il professor Vito Bianchi e lascio a lui la parola. Signori, Marco Polo verso il Catai. Alla metà del XIII secolo, in Europa regnava una percezione confusa, approssimativa, di quelle che erano le genti e le tradizioni asiatiche. Si guardava a Oriente, appunto. Ed era come sprofondare nelle nebbie dell'ignoto, con un sentimento sfuggente, oscillante fra attrazione e repulsione, fascino
fascino e ripugnanza. L'oscurità di uomini e terre lontane generava mistero, e nel mistero attecchiva il mito. Proliferavano credenze religiose, si elaboravano anche congetture profane, speculazioni teologiche. Paesi impraticati e popoli misconosciuti venivano esplorati più spesso dalla fantasia, e le regioni orientali divenivano un universo dove riversare di volta in volta attese e paure, speranze e angosce. Uno specchio, insomma, in cui si riflettevano pezzi consistenti dell'anima europea. Le rare, le preziose mercanzie levantine si portavano dietro storie mirabolanti. E la psicologia dell'Occidente poteva così proiettarsi in un locus fabule sovrabbondante di stranezze. Cosa c'era in questo Oriente? Beh, ci potevano essere cinocefali, ci potevano essere uomini cane, avvezzi a immergersi nelle acque di torrenti gelidi, per poi rotolarsi nella polvere e creare intorno a sé delle specie di corazze, di ghiaccio, impenetrabili ai dardi. Oppure ci potevano essere in questo Oriente immaginato degli individui dal volto animalesco e dagli arti inferiori desinenti in zoccoli bovini, che parlavano pronunciando soltanto due parole e alla terza si inceppavano in un latrato. Oppure ancora si potevano immaginare creature che avevano il volto piantato nel torace, o anche esseri strani con un solo enorme piede, che correvano velocissimi e usavano quello stesso loro enorme piede a mo' di ombrellone per ripararsi dal caldo, dal sole. E prosperavano basilischi capaci di uccidere con lo sguardo, amazzoni indomabili, serpenti bipedi, unicorni, grifoni, chimere, dragoni. Tutto questo rappresentava un patrimonio fantastico e bestiale che si era stratificato nella mentalità euro-occidentale e che poi, se ci facciamo caso, ritroviamo dove? Ritroviamo sui cornicioni o sui capitelli delle chiese cristiane, ritroviamo nelle miniature dei codici o anche nei mosaici distesi a pavimentare le grandi basiliche, come è il caso per esempio del mosaico di Otranto, uno dei più imponenti mosaici medievali che oggi si siano conservati. Ebbene, si immaginava che oltre alla Persia, per esempio, ci potesse essere anche il prete Gianni. Probabilmente qualcuno di voi lo avrà sentito, lo avrà orecchiato. Questo prete Gianni, che si immaginava discendente dai re magi, lo si riteneva un monarca e insieme un sacerdote di Cristo, che era disposto a varcare il Tigri con il suo portentoso esercito per correre in aiuto della cristianità di Terra Santa, la cristianità che era oppressa dall'Islam. È chiaro che era una proiezione, una speranza, questa del prete Gianni. Altre mirabilia rimbalzavano poi dalle pagine del romanzo di Alessandro, che è un testo tradotto e integrato più volte dall'antichità, il quale riproponeva l'epopea immaginifica del condottiero macedone, lanciato
alla conquista della frontiera asiatica. Ma almeno due fenomeni dovettero a un certo momento contribuire a squarciare il velo di inconoscibilità e ad avvicinare realtà che per secoli erano rimaste staccate l'una dall'altra. A Occidente il fenomeno della cosiddetta rivoluzione commerciale e a Oriente il fenomeno della rivoluzione nomadica. All'intersezione di questi due fenomeni si pone Marco Polo, un personaggio di straordinaria modernità, capace di cogliere immediatamente i mutamenti in corso e di valorizzarne gli esiti rivoluzionari. E allora vediamo questa rivoluzione commerciale. In molte regioni europee, ancora nel 200, il commercio era considerato detestabile, indegno, disdicevole. Contrattare, permutare, affannarsi nell'acquisto e nella vendita di un bene, interagire con gente d'ogni risma, un raffinato nobiluomo non vi si sarebbe mai dedicato. E persino in una nazione progredita come la Francia, agli aristocratici fino al XV secolo verrà tolto il titolo nel momento in cui avessero esercitato il commercio per mare. Quindi trafficare, comprare della merce per rivenderla a un prezzo più alto, generava un lucro che i ben pensanti giudicavano sommamente ingiusto. Per i padri della Chiesa, nelle compravendite poteva facilmente insinuarsi il peccato. E che il mestiere del mercante fosse certo non grato a Dio, lo andavano ripetendo in molti fra i teologi medievali. Da quando Cristo aveva scacciato i mercanti dal Tempio, in effetti, un millenario sospetto si era appiccicato alle attività mercantesche. E nell'etica cristiana la mercatura, con la sua ricerca insistita del tornaconto personale, rappresentava spesso l'emblema delle più spregevoli incombenze terrene, transeunti, da contrapporre alla purezza delle più gloriose occupazioni celesti, eterne. In una società che gli schemi religiosi di XI e XII secolo avevano preteso di impostare su coloro che pregavano, coloro che combattevano e coloro che lavoravano la terra, le mansioni commerciali erano state a lungo considerate moralmente riprovevoli. Chi le esercitava era stato assimilato a una specie di paria e anche il domenicano Tommaso d'Aquino doveva asserire che il commercio ha in sé qualcosa di vergognoso. Perché? Perché il commercio è capace di scatenare questa irrefrenabile sete di guadagno, questo amore viscerale per i soldi, questa bramosia per le rendite ricavabili anche dalle somme imprestate. Qui ecco l'assioma, mercator peccator, che si impastava poi col concetto di avarizia. Per cui le liste delle professioni disoneste, delle professioni impure, avevano annoverato abitualmente proprio la figura del mercante. Era lui che negli exempla, nell'aneddotica degli exempla, gli exempla sono gli insegnamenti edificanti che nel Medioevo vengono inseriti nelle prediche, ebbene durante le liturgie sacre era il mercante, secondo questi exempla, che raccattava da terra la cera colata dalle candele accese. E questo per poterla poi vendere, per poterla poi utilizzare a fini speculativi. Quindi il mercante, una sorta di paria,
Eppure da più versanti, compresi gli ecclesiastici, non si poteva non riconoscere il ruolo ormai essenziale dei commerci. In una società che delle mercanzie, dei generi di consumo più disparati, mostrava un desiderio crescente. In effetti, i sovrani, l'aristocrazia, anche lo stesso alto clero, come avrebbero potuto rinunciare a sfoggiare la propria eccellenza, se non appunto con l'uso di merci sofisticate importate da paesi spesso remoti? Come potevano soddisfare la voglia di prestigio? Come potevano provvedersi di vesti, di tessuti di lusso, di vasellami pregiati, di pietre preziose, ma anche di articoli ordinari non prodotti in loco, se non appunto con l'operato dei mercanti? In questo processo naturalmente si inserisce anche l'affermazione delle istituzioni comunali, dei comuni, che portano all'inurbamento dei contadini, portano all'incremento demografico, per cui nelle città medievali il ceto mercantile man mano aveva preso ad accumulare una potenza economica e politica inusitate, da cui non sarà più possibile prescindere. Gioco forza, la rinnovata prosperità delle città, l'accrescersi dei consumi comportavano una clamorosa riabilitazione del mercante man mano che si procedeva nel tempo. Cosicché lo stesso Jacopo da Varagine, che forse si ricorderà, è l'autore della leggenda aurea, Jacopo da Varagine, vescovo di una Genova che era mercanteggiante per antonomasia, infatti il proverbio diceva genovese, dunque mercante. Ebbene, Jacopo da Varagine arriverà a sostenere che la ricchezza, anche quella ottenuta con la mercatura, aveva poco di indegno. Perché dice questo Jacopo da Varagine? Perché fa riferimento ai patriarchi biblici che erano stati ricchi, e ricco era stato lo stesso Gesù. Quindi fare il mercante nel XIII secolo avanzato cominciava in determinati contesti a non essere più troppo disonorevole. E d'altronde a Venezia, che sui commerci aveva basato lo sviluppo del suo magnifico impero marittimo, non si erano mai preoccupati della questione. Anzi, il lievitare dei commerci aveva allargato le prospettive d'azione degli imprenditori veneziani, i quali erano stati sempre pronti a spingersi nei luoghi che meglio rispondevano alle loro esigenze. E questa spinta, dall'altra parte dell'ecumene, del mondo conosciuto, quindi, era stata recepita con buona facilità. Perché? Perché a semplificare le comunicazioni transcontinentali, ad aprire ai mercanti occidentali luoghi rimasti per lungo tempo inaccessibili, aveva contribuito l'estendersi dell'egemonia mongola. Un'egemonia che era derivata dall'opera senza precedenti di Temujin, un condottiero meglio conosciuto come Genghis Khan, sovrano universale. Era questi un nomade, un self-made man, potremmo dire, orfano di padre, che fra il XII e il XIII secolo d.C. aveva avuto la capacità di aggregare uno stuolo di tribù centroasiatiche che fin lì erano state in perenne conflitto fra loro. E quindi drappelli di clan abituati a vagare sparpagliati per terre immense erano stati raccolti politicamente e ideologicamente sotto un unico capo che aveva saputo esaltare l'indole fiera, la tempra inossidabile dei cavalieri della steppa, valorizzandone le prerogative. E quali erano le prerogative di questi cavalieri della steppa? Beh, innanzitutto l'essere i migliori cavalieri esistenti
in questa fase della storia dell'uomo. L'andare a cavallo era qualcosa che imparavano i mongoli prima ancora di imparare a camminare, era un detto. Oppure tirare con l'arco e mettere insieme queste due abilità, tirare con l'arco stando a cavallo. Nel momento in cui le quattro zampe del quadrupede si trovano sollevate come un invisibile cuscino da terra, quello stesso istante scoccare la freccia, era una prerogativa appunto dei mongoli, i quali di per se stessi erano degli uomini che potremmo definire d'acciaio, perché venivano fuori da condizioni ambientali al limite dell'umano. Se un mongolo riusciva a non morire da bambino, la mortalità infantile era molto elevata, davvero poteva dirsi resistente a tutto, al freddo, al caldo, a viaggi infiniti, a spostamenti incredibili, perché nell'Asia centrale, nella Mongolia, gli inverni arrivano anche a meno 40 gradi e l'estate a più 40, e si fa davvero fatica a sopravvivere nell'una e nell'altra condizione. Dunque, essere stati forgiati in queste condizioni terribili aveva creato, valorizzando le peculiarità di un popolo, un esercito invincibile. Per cui i mongoli, che erano stati quindi l'elemento trainante di questa rivoluzione nomadica, la rivoluzione sta nel mettere insieme per la prima volta tutti quanti i nomadi, ebbene, questi mongoli si erano affermati e imposti dovunque. Avevano conquistato la Cina, Pechino cade nel 1215, e poi si erano spostati verso Occidente. Erano dilagati al di sopra e al di sotto del Mar Caspio e del Mar Nero. E nessuno aveva saputo resistere all'Orda Azzurra, così si chiamava. Quest'Orda Azzurra che dall'azzurro cielo, il Tengri, il nome protettore dei mongoli, si sentiva ispirata. Ne era scaturito un impero dilatato in tre quarti di secolo dall'Oceano Pacifico fino al Mediterraneo e dalla Siberia fino all'Himalaya. Aveva tremato, e questa è una storia non sempre molto conosciuta, aveva tremato anche l'Europa, dove il Timor Tartarorum, la paura dei Tartari, i Tartari è l'altro nome dei mongoli. In realtà vi devo spiegare un particolare. I mongoli non sono propriamente tartari, anzi tatari, il vero nome, l'originale nome è tatar. Facevano parte di clan diversi, di tribù diverse, ma i mongoli avevano inglobato i tatari e questo nome gli era stato poi, non si sa perché, affibbiato in Occidente. Ma da tataro era facile arrivare a Tartaro, cioè l'inferno, perché sembravano torme infernali quelle che si erano avventate sull'Europa, e da qui è derivato quindi il Timor Tartarorum, che aveva angosciato tutti intorno al 1240, quindi quasi alla metà del 200. I mongoli avevano disfatto ogni esercito incontrato in Russia, in Polonia, in Ungheria. Si erano, pensate un po', persino messi a battere moneta in Ungheria. E quando si comincia a battere moneta, significa che si intende realizzare uno Stato a tutti gli effetti. E solo un episodio fortuito aveva impedito che pervenissero fino all'Oceano Atlantico, come peraltro i mongoli avevano pianificato già nel 1235. E qual era questo episodio fortuito? Beh, la morte del Gran Khan di Ogodei, del figlio di Genghis Khan, del successore di Genghis Khan, che obbligò i comandanti mongoli che stavano conquistando l'Europa a tornare indietro per votare il successore di Ogodei. E quindi l'Europa si salva. L'Europa si salva. E questa Europa, che è un'Europa cristiana, dopo l'iniziale sgomento, cerca anche di in qualche modo avvicinarsi a quell'Oriente potente e invincibile di cui era stata vittima. E
Ecco che anche il papato, anche sovrani illuminati come Luigi IX di Francia, inviano degli ambasciatori verso l'Oriente. A trattare vengono soprattutto spediti coloro che sapevano farci con i viaggi, con le missioni, e cioè appunto domenicani e francescani. Ricordiamo, perché ne abbiamo fortunatamente memoria scritta, i viaggi di Giovanni da Pian del Carpine, umbro, che nel 1245 compie appunto una missione in Oriente e ci ha lasciato traccia scritta di questo suo viaggio, come anche Guglielmo di Rubruck, che compie un altro viaggio nel 1253. Costoro riescono a raggiungere il Levante, ma mancano l'obiettivo. Il loro compito di intrecciare relazioni politiche e religiose fallisce. Fallisce a causa di un approccio paternalistico, vagamente coloniale, basato su richieste di conversione o di alleanze in funzione anti-islamica. Il problema era quello, le crociate, l'Islam che si era impadronito della fascia medio orientale. Quindi si auspicava che, come il prete Gianni, anche questi mongoli prima o poi potessero stringere un'alleanza con l'Europa cristiana per schiacciare in mezzo il bubbone musulmano, così era considerato, no? Ma queste richieste avevano suscitato ogni volta reazioni, diciamo, orgogliose, reazioni piccate da parte degli imperatori asiatici. Un esercito invincibile, dinasti che ritenevano di dover imporre sulla terra l'ordine che il Tengri aveva stabilito in cielo, come avrebbero mai potuto accondiscendere a quelle richieste? Come potevano piegarsi al cristianesimo, allearsi su un piano paritetico con coloro che avevano più e più volte battuto, sconfitto in battaglia? Non poteva funzionare posta in quella maniera. L'approccio con l'Oriente in quel modo non avrebbe mai avuto un esito positivo. E allora, il codice d'accesso sarebbe stato un altro, e cioè la forza immediata e diretta del commercio, della reciproca convenienza, con il vigore incruento di una forma di interazione, o se si vuole anche di conquista, intrinsecamente e autenticamente pacifica. Saranno dunque i mercanti a penetrare il mitico Cathay. Cathay è l'eco toponomastica della dominazione esercitata dal popolo dei Kitai, appunto, nella Cina settentrionale fra il X e il XII secolo d.C., mentre si andava intensificando un movimento di gente allettata dalla caduta delle frontiere, sedotta da una maggiore libertà di movimento, dalla migliore sicurezza delle strade. Ancora nel XVII secolo riecheggiava infatti un detto famoso che vi leggo. Sotto il regno di Gengis Khan, ogni paese fra Iran e Mongolia godeva di una tale tranquillità che una vergine nuda con un piatto d'oro colmo di perle sulla testa avrebbe potuto avanzare da Levante a Ponente senza subire da alcuno la minima violenza. La Pax Mongolorum, la pace dei Mongoli, era stato il fattore fondante per la promozione di contatti fra culture e continenti che il Medioevo aveva distanziato in una diversa evoluzione storica. E la via della seta era allora divenuta agibile ancora meglio di prima, su più versanti, su un versante più settentrionale, su un versante più centrale, e con questi rami, con questo fascio di strade che era la via della seta, davvero la circolazione, il collegamento fra l'Occidente e l'Oriente dovette rinvigorirsi. E non c'era soltanto la via della seta, c'era anche per esempio la via del lapislazzuli, che consentiva al prezioso prodotto di essere esportato
dalle remote regioni afghane fino al Mediterraneo, all'Occidente. Con la stessa Università di Bari, per esempio, abbiamo sottoposto ad analisi l'azzurro pregiatissimo di alcuni codici o di alcuni affreschi o anche della ceramica dipinta di età medievale. E abbiamo visto, e in questo viene confermato anche il racconto di Marco Polo, abbiamo visto che questo azzurro è lapislazzuli afghano, proprio come il grande viaggiatore veneziano ci aveva comunicato. Quindi abbiamo avuto il riscontro proprio concreto, pratico, della veridicità di queste informazioni veicolate da Marco Polo. E d'altro canto, gli spostamenti potevano avvenire anche per mare, non soltanto per terra, e soprattutto su Alessandria d'Egitto confluirono per secoli le porcellane, le spezie, la seta, tutti i prodotti orientali che appunto partivano dalla Cina lungo quella che era chiamata, non a caso, via marittima della seta, e che transitavano per le coste del sud-est asiatico per poi approdare al Golfo Persico o anche al Mar Rosso fino al delta del Nilo. La Repubblica di San Marco, Venezia, era capofila di tali attività, le quali erano peraltro attività che andavano esercitate con la dovuta perizia. Non si diventava mercanti per caso. Per avviarsi a una simile professione esisteva una specifica preparazione, una particolare scuola in cui del latino e della grammatica si poteva abbastanza fare a meno, mentre degli studi classici si riteneva lo stretto indispensabile. All'educazione di un mercante in erba, infatti, convenivano le scienze applicate, più attinenti alla pratica quotidiana del commerciare, più consone alle necessità del computare, del dividere, del moltiplicare. E la compravendita di mercanzie o anche le conversioni monetarie richiedevano una preparazione che non poteva essere apparecchiata dalle classiche scuole religiose, tutte tese ad approfondire i testi sacri e a ridurre la matematica alla mera osservazione del calendario. Con l'espansione dei traffici, con la conquista di mercati sempre più lontani, un commerciante analfabeta non avrebbe mai potuto avere successo. Leggere, scrivere, fare di conto erano ormai dei requisiti imprescindibili per un mercator duecentesco, e il clero, col suo tradizionalismo didattico, non poteva certo soddisfare i bisogni nuovi del ceto mercantile. Perché? Perché l'allargamento degli orizzonti, la complessità delle culture, delle società da intercettare, imponevano dei modelli scolastici alternativi, impostati appunto su una mentalità matematica, che assecondasse l'inclinazione per i calcoli, per la precisione. Si erano perciò implementati i corsi di abaco, che introducevano all'apprendimento di conteggi, di operazioni commerciali, e l'istruzione laica, chiamiamola così, risultava certamente più confacente ai giovani che, spesso nati da mercanti, erano votati a seguire le orme paterne, istruendosi appunto nelle discipline matematiche. Non è quindi casuale che a introdurre in Europa il numero zero, le cifre indo-arabe, sia stato chi? Lo conosciamo un po' tutti, Leonardo Fibonacci, illustre scienziato. Ma chi era Leonardo Fibonacci? Non nasce scienziato, suo padre era un mercante. E Leonardo Fibonacci viaggia molto con il padre nelle aree islamizzate per i commerci svolti da suo padre. E qui si appropria appunto delle conoscenze, dei numeri, delle cifre nuove, dei fondamenti algebrici, della geometria. Quindi è il mercante ancora una volta la chiave, l'uomo nuovo.
E quindi c'è questa composizione variegata dei mercati euro-mediterranei o anche più lontani, anche levantini. C'è da istituire rapporti con popolazioni molteplici. Ecco perché lo studio della geografia è importante per chi doveva diventare mercante, ma anche lo studio delle lingue straniere, l'inglese, il tedesco, più a nord il russo o anche l'estone, erano raccomandabili per agire in ambito continentale, in aggiunta all'italiano che prevaleva nel Mediterraneo insieme all'arabo e al greco bizantino. E quindi per semplificare i contatti con il Levante cominciarono a diventare sempre più diffusi frasari, vocabolari, manuali che contenevano i rudimenti delle grammatiche d'Asia, con in primis i fondamenti del persiano, che era una specie di lingua franca del periodo. E quindi, modellata sulle reali esigenze, la formazione del mercante appariva moderna, appariva efficace. Marco Polo, lo stesso Marco Polo, non vi si dovette sottrarre. E il suo apprendistato può essere in qualche modo esemplificato dal contenuto dello Zibaldone da Canal, che è un sussidiario primo trecentesco che raccoglieva diversi esercizi per studenti. Problemi aritmetici con relative soluzioni, anche suggerimenti su come districarsi negli scambi, sul valore delle merci, sulle equivalenze fra pesi, misure, monete, geografia dei commerci. Questo prontuario era completato da nozioni concernenti l'astrologia, le previsioni meteorologiche, la religione, importantissima, la letteratura corrente, le cronache storiche, gli atteggiamenti da tenere con gli estranei. Perché? Perché istruirsi alle buone maniere, all'esercizio della gentilezza, poteva in effetti risultare decisivo per portare a termine un affare. Quindi questa è la formazione del mercante, la formazione del nuovo ruolo sociale in questa Europa che per lungo tempo aveva invece rigettato questa immagine, questa figura del mercante. Per i mercanti appariva poi anche opportuna un'ispezione dei contesti, un itinerario esplorativo, potremmo dire, un viaggio preliminare nei luoghi e presso i popoli d'Oriente dove si intendeva intraprendere un'azione mercantile. Questo perché appunto potesse andare a buon fine l'intrapresa finanziaria. E in questo senso emblematica è la vicenda proprio della famiglia Polo. Prima del celebre viaggio di Marco, che sappiamo tutti essere iniziato nel 1271 e che durerà quasi un quarto di secolo, 24 anni, erano stati il padre di Marco, lo zio di Marco, Niccolò e Matteo, ad effettuare un viaggio conoscitivo, una missione che negli anni 60 del 200 aveva condotto questi due pionieri, diciamo così, a incontrare Kubilai Khan, il nipote diretto di Genghis Khan e l'imperatore in quel tempo di gran parte del Levante. Il contatto con Kubilai Khan era servito a comprendere le intenzioni della dinastia Yuan. Yuan significa grande origine o anche forza primordiale. Kubilai Khan era il capo di quei mongoli che si erano imposti sulle terre cinesi e avevano dischiuso confini e ricchezze di quelle terre dopo essersi parzialmente sinizzati, cioè adeguati alla cultura, alla civiltà cinese. Loro, mongoli, loro interpreti di una tradizione completamente differente, la tradizione dei nomadi, così all'opposto rispetto alla tradizione sedentaria della civiltà e della cultura cinese.
Ebbene, i fratelli Polo erano, grazie a questo incontro con Kubilai, grazie alla possibilità di accedere al Katai, erano giunti dove? Beh, erano giunti alla fonte viva delle seterie, delle spezie, delle porcellane, dei gioielli che costituivano quelle merci rare e preziose di cui vi parlavo all'inizio e che per tanto tempo avevano fatto sognare gli europei. Niccolò e Matteo poi, grazie a questo viaggio preliminare, si erano resi conto che con gli artigiani, con i mercanti, i gengiscanidi avevano un ottimo feeling e che quindi la dominazione Yuan avrebbe finito per aprire definitivamente la scatola dell'economia cinese agli imprenditori occidentali. In un impero inevitabilmente cosmopolita, che aspirava a definirsi universale, agli stranieri, si accorsero Matteo e Niccolò Polo, era accordato il diritto di muoversi liberamente, ovunque essi volessero, e anche con la priorità nel trasporto delle merci. E inoltre un mercante europeo, anche centroasiatico, che si fosse recato in Cina, non veniva gravato né dalle esazioni sulle mercanzie né dalle tasse doganali. Aveva soltanto l'obbligo di cambiare l'oro e l'argento con la carta moneta. Con la carta moneta la cui emissione era gestita direttamente dal tesoro degli Yuan di questa dinastia. E quindi Niccolò e Matteo Polo non intendevano lasciarsi sfuggire tutte queste occasioni, queste chance, sicché una volta rientrati a Venezia da questa prima esplorazione del Katai, dopo una breve sosta non avevano esitato a predisporre un nuovo viaggio. Di nuovo si sarebbero messi sotto i piedi migliaia e migliaia di chilometri fra montagne e deserti, fra calure inenarrabili e gelate al limite dell'umano. E questo per tornare da Kubilai Khan. Insieme a loro però stavolta avrebbe viaggiato Marco, il più giovane e forse il più intraprendente della spedizione familiare. Quello del Gran Khan era un impero dalla duplice anima. Una che allignava in Cina e l'altra che non dimenticava la Mongolia. Una urbana, l'altra nomadica. Ecco perché c'era Dadu, cioè Pechino, la capitale di Sotto, detta anche Kambalik, la città del Khan, che era l'emblema del vivere cittadino, era la proiezione nel futuro degli Yuan. E c'era più a nord Kaiping, anche detta Shandu, la capitale di sopra, affacciata sulla steppa e quindi affacciata su quello che era il passato mongolo, perché i mongoli erano giunti in Cina appunto dalle grandi steppe centroasiatiche. E proprio qui a Shandu, nella capitale di sopra, nell'estate del 1275 pervennero i Polo, laddove Kubilai Khan trascorreva i mesi caldi, evadendo dall'afa, dall'umido di Pechino, e dove dispiegava il suo enorme padiglione, sfarzoso, adatto a contenere centinaia e centinaia, quando non migliaia, di ospiti. Kubilai Khan stringeva nelle proprie mani gran parte del Levante, dominava un immenso territorio. Steppe interminabili, lo abbiamo detto, ma anche città popolosissime, pascoli sconfinati e campagne minuziosamente coltivate in Cina. E poi miniere, empori, vie terrestri, vie acquatiche,
deserti, oasi, montagne, fiumi. Eppure di tutto quell'impero Kubilai non conosceva personalmente che qualche distretto, poche province, molto probabilmente le terre circostanti ai centri del potere. Non poteva il Gran Khan percepire direttamente ogni remoto compartimento, ogni villaggio o metropoli del suo immenso regno. E quindi cosa faceva il Gran Khan? Beh, era solito mettere in circolo emissari che raccattassero informazioni complete e che gli regalassero in qualche modo delle porzioni di quel sapere inibitogli dalla posizione di principe dei principi. Di rado però i rendiconti che gli arrivavano provocavano la sua soddisfazione, perché si trattava di cifre aride, di elencazioni sterili che finivano per non appagarlo mai del tutto. Le relazioni sulla ricchezza e sulla miseria del popolo che il Gran Khan dominava, sugli agi o sulle difficoltà, sui costumi o anche sullo stesso completamento delle grandi opere pubbliche, si risolvevano la maggior parte delle volte in piatte enumerazioni. E invece il Gran Khan, non fosse altro che per governare con maggiore raziocinio, avrebbe voluto andare oltre, avrebbe voluto sentire un racconto di persone, di paesaggi, di fermenti, avrebbe voluto sentire storie di vita, insomma, delle vite cinesi. E quindi quel giovane veneziano, da poco accolto nelle sale regie, forse avrebbe potuto fare al suo caso, perché Marco Polo era preparato, Marco Polo era stato alla scuola che educava i mercanti, e quindi Marco Polo era di intelligenza vivace, era di favella appropriata, potremmo dire, sapeva raccontare e non ce n'era meglio, amava dettagliare le sue narrazioni, cogliere le sfumature dei fatti, esprimere le piccole e grandi specificità che tinteggiavano una descrizione e che la rendevano viva, la realizzavano nel cuore e nella mente dell'interlocutore. E dipendeva appunto tutto dalla forma mentis. Perché? Perché per un mercante di razza ogni specifica abitudine, ogni tratto caratteristico, intrinseco a una comunità, a un territorio, doveva risultare interessante. Il dettaglio osservato, l'essenza intuita, si stampavano indelebili nella mente e saltavano fuori al momento opportuno. Era questo il patrimonio, questo il talento di Marco Polo. Persone così dovevano far presa su Kubilai e quindi l'imperatore decise di servirsene. Fu allora che davanti a Marco Polo si spalancarono le porte del Katai. La Cina delle campagne, spesso povere, dove con gli stranieri di passaggio non si esitava a praticare la prostituzione per tirare a campare. La Cina della grande Pechino, la Cina dei ponti spettacolari sui tanti corsi fluviali, la Cina delle meravigliose città della costa orientale, Yangzhou, Suzhou, detta oggi la Venezia della Cina, o anche Anzhou, di cui parleremo fra poco. In Europa, nel Medioevo, le città contavano soltanto alcune migliaia di abitanti, nella migliore delle ipotesi alcune decine di migliaia di abitanti, e gli edifici monumentali si risolvevano sostanzialmente nel palazzo dell'autorità pubblica e nella cattedrale cristiana, simbolo appunto del potere religioso. Molto più estese apparvero invece a Marco Polo le città del Katai, fra giardini stupendi, pagode deliziose, miriadi di residenze che accoglievano spesso in queste città centinaia di migliaia di persone.
E Cambalic, Pechino appunto, era allora l'apoteosi del Levante, più sfolgorante, più grandioso. Kubilai Khan ne aveva voluto fare appunto un simbolo della potenza imperiale, e il denaro era stato profuso a cascata. Una quantità esorbitante di contadini aveva dovuto lasciare i campi per lavorare forzatamente alla costruzione di questa megalopoli. In vero, dobbiamo dire in verità, che la manodopera strappata alle campagne per essere trascinata nei cantieri cittadini, e poi anche i raccolti compromessi dalla mancanza di braccianti, avrebbero messo in ginocchio l'agricoltura cinese. E il malessere dei cinesi verso il governo, che era un governo, ricordiamolo sempre, sisinizzato, ma di matrice mongola, ebbene, questo malessere dei cinesi si sarebbe acuito, ma nulla avrebbe distolto mai il Gran Khan dal proposito di esternare la grandiosità del proprio dominio. E quindi Marco Polo rimase abbagliato da Pechino, dalla Cambalic, da questo impianto urbanistico regolare, traboccante di artigiani, di mercanti, di complessi religiosi, di zone residenziali, con il palazzo del Khan che insisteva sul grande asse centrale nord-sud. C'erano delle architetture superbe che sovrastavano le porte cittadine e riecheggiavano l'arte himalayana. E questa metropoli attraeva quotidianamente frotte di commercianti, tonnellate di mercanzie, le più svariate, le più costose. C'erano nugoli di compratori, di venditori, e appunto le transazioni si effettuavano con le banconote di vario taglio che erano garantite dal sigillo di Kubilai, emesse dalla banca imperiale. E se usurata, la carta moneta poteva essere cambiata, benché questa sostituzione implicasse una tassa del 3%. E quindi, muovendosi per la Cina, Marco Polo poteva avere cognizione di un sistema viario perfettamente organizzato. Lungo le arterie erano dislocate a distanza regolare delle stazioni attrezzate per il riposo dei viandanti e per il cambio dei cavalli. E questi trasporti terrestri si integravano con i trasporti acquatici, con i collegamenti fluviali. Date le distanze enormi da percorrere, gli spostamenti di uomini, soprattutto di merci, di derrate, avvenivano appunto attraverso fiumi e canali. E anche per la realizzazione dei collegamenti acquatici, gli Yuan, Kubilai Khan, aveva fatto ricorso ai lavori forzati. Moltissimi cinesi, per esempio, erano stati costretti ad abbandonare la famiglia per provvedere allo scavo di nuove canalizzazioni. Ed ecco quindi anche il grande canale, che molti conosceranno, che era stato sì scavato in epoca Sui, cioè fra il VI e il VII secolo d.C., ma che verrà rimaneggiato a più riprese nell'epoca dei Gengiscani, degli Yuan, fra XIII e XIV secolo. Ebbene, questo grande canale è lungo 1794 metri e costituisce il corso artificiale più lungo del pianeta, va da Pechino alla città di Hangzhou. Il potere, insomma, manifestava, glorificava se stesso con l'esibizione delle acque irreggimentate di fonti, di laghi, di giardini, di canali. E questa abbondanza idrica, anche queste giravolte delle fontane, erano uno spettacolo che Marco dovette riscontrare un po' ovunque e che dovette ricordargli che cosa? Dovette ricordargli in qualche modo tutta questa acquaticità Venezia. L'osmosi terracquea di una città cresciuta nell'acqua e che sull'acqua aveva costruito appunto le proprie fortune. Quindi potremmo dire che a un veneziano in quel periodo l'habitat cinese doveva in qualche modo apparire quasi familiare. Soltanto che in Cina tutto assumeva forme e proporzioni inimmaginabili. Una quindicina
di chilometri a sud di Pechino, un viadotto fenomenale, costruito intorno al 1189, cavalcava le acque con una serie di grandi archi di pilastri in marmo. Era il ponte detto Lugu, che sulle carte odierne, pensate un po', è segnato col nome Marco Polo Bridge. Era, come ce lo descrive Marco Polo, adorno di statue leonine. È talmente largo da consentire il transito di 10 cavalli affiancati. Sotto le arcate le correnti sospingevano i vascelli che appunto muovevano le mercanzie, soprattutto dall'entroterra della Cina verso le città della costa. E questo brulichio di merci si intensificava soprattutto sui grandi corsi fluviali, come il fiume Azzurro, che era un'immensa arteria mercantile. In corrispondenza degli approdi, i ponti potevano essere sormontati da case e botteghe in legno, che indiziavano la presenza di artigiani, di negozi, compravendite, mentre nelle località ancora più grandi le navi attraccavano vicino a architetture marmoree e strabilianti, decorate da pitture meravigliose. Trasportati per ogni dove lungo questa fitta rete di strade fatte di terra e di acqua, spezie e aromi pervadevano la Cina. Immaginiamo questi profumi, questi aromi, dovunque nelle città cinesi. E lo zenzero, che è tornato di moda in questi ultimi anni, era molto diffuso. Di seta poi straripavano i negozi. L'industria tessile produceva stoffe impreziosite da ricami in oro che in qualche modo illeggiadrivano le dimore aristocratiche cinesi, oppure venivano esportate. E sui banchi dei mercati si trovava anche il corallo. Il corallo era ritenuto una materia di gran pregio che serviva, soprattutto in alcuni distretti tibetani, a ornare le statue buddiste, come anche il collo di belle ragazze, diciamo così. Ebbene, Marco Polo dovette conoscere tutte queste glorie della Cina, ma dovette conoscerne anche i problemi, le miserie. Percorrendo questo smisurato impero, il veneziano poté sì rimirare la potenza dell'imperatore, i suoi palazzi, i suoi sollazzi anche, no? L'ordine, la giustizia che Kubilai aveva imposto, ma non poté chiudere gli occhi sulle angustie, sulle masse di bambini che nelle città venivano abbandonati per strada dai genitori che spesso appunto erano indigenti, e che lo Stato provvedeva a inserire o in alcuni orfanotrofi o ad affidare ad aristocratici facoltosi. E in ogni caso il veneziano registrò analiticamente la società e i costumi della Cina, come nessun altro aveva fatto prima. Marco Polo fu infatti il primo geografo e storico del Katai, destinato a diventare una autorità. Anche oggi sono gli stessi storici cinesi a tenere in gran conto le informazioni di Marco Polo, che appaiono basilari per ricostruire una storia della Cina altrimenti non conoscibile, e che sempre più trovano conferma man mano che le ricerche si approfondiscono. Prendiamo ad esempio la descrizione che Marco Polo ci ha lasciato dell'antica Anzhou. Anzhou è una città dove oggi, come vedete, c'è una bellissima statua di Marco Polo dedicata al grande viaggiatore veneziano. Quante statue sono dedicate a Marco Polo in Italia? C'è da chiederselo. Ebbene, Anzhou, nella descrizione del veneziano, era una città innervata di strade e canali che armonizzavano il traffico umano fra più di un milione di case e di ville, stando a quello che ci racconta Marco. Queste ville erano fiabesche, erano ornate di giardini, decorate con pitture, con sculture deliziose, e questi
lussuosi appartamenti dell'aristocrazia erano inframmezzati da templi sontuosi, da monasteri imponenti, e davano su uno specchio d'acqua che lievi alcune imbarcazioni carezzavano con le loro chiglie. E in mezzo al lago c'erano due isolotti apparecchiati di tutto punto con vasellame pregiato, con stoviglie pregiate, dove era possibile tenere dei banchetti durante matrimoni, durante normali convivi. E c'erano battellini anche, dipinti con figure sinuose, accessoriati di tutto punto. Avevano per esempio delle comode poltroncine, sia sopra che sotto coperta. E in cabina possedevano degli oblò apribili a piacimento, per creare magari un po' di intimità, anche per spiare il paesaggio intorno. Fra file ordinate di piante, i viali cittadini di Anjou disponevano di un congegno di drenaggio delle acque piovane e luccicavano lastricate di mattoni e pietra. Su e giù per queste vie ombrose andavano le carrozze dei nobili fino a sera, gonfie di tende, di cuscini. Questi nobili andavano nei parchi verdeggianti molto spesso a cercare frescura. C'erano altri quartieri invece dove erano più presenti medici e astrologi, ed erano i quartieri dove si insegnava a leggere e a scrivere anche. E per le piazze di Anjou era tutto un brulicare di merci, un pullulare di mercanzie. Tutto era disponibile in quantità: verdura, frutta, pesche gialle e bianche, pere, riso, carne di capriolo, di cervo, di daino, c'era anche carne di cane, ma si mangiava già la carne di cane in Cina, pollame di ogni genere, e si poteva trovare anche vitello, agnello, capretto, e sulle tavole delle pescherie poi pesci di mare o di lago, che Marco Polo ritenne grassi e saporiti. Perché? Perché l'immondizia cittadina veniva riversata nell'acqua e i pesci potevano dunque utilizzare questo mangime ittico in maniera abbondante. E poi c'era il pepe che fluiva a iosa al ritmo di quasi 10.000 libbre giornaliere. C'erano gioiellerie ad Anjou, vinerie, drogherie che orlavano ciascun piazzale al piano terra. Non c'era invidia ad Anjou, c'era rispetto per le donne, c'era un senso benevolo per l'accoglienza. Questi erano i pregi di una città che finì per sedurre Marco Polo. E alla seduzione probabilmente non erano estranee le dame di piacere. Le si percepiva all'olfatto, le si annusava da lontano per i profumi in cui si fasciavano queste dame di piacere, e le si trovava per tutta la città con il loro seguito di fantesche o anche in alloggi traboccanti di finezza. Non si trattava di mere prostitute. Queste intrattenitrici cinesi di Anjou somigliavano piuttosto a delle etere greche o anche a delle specie di geishe giapponesi. Erano infatti colte, erano esperte non solo nel regalare carezze e lusinghe, ma anche nel dialogare, nel trovare le parole adatte a ciascun uomo. Altrove Marco Polo conobbe ulteriori sfaccettature dell'universo cinese. Per esempio, i precetti confuciani erano particolarmente vivi nella regione dello Shandong, quella regione dove Confucio era nato. E il viaggiatore veneziano restò meravigliato, per esempio, dalla morigeratezza delle fanciulle di buona famiglia, che non andavano ai balli, rifuggivano la baldoria, rifuggivano dalla baldoria, dai discorsi spinti, non parlavano mai a sproposito, snobbavano i corteggiatori e uscivano soltanto in compagnia delle madri, di tanto in tanto, per recarsi a pregare nel tempio o in visita ai parenti, ma sempre tenendo lo sguardo basso per non incrociarlo con degli sconosciuti. E va da sé che in un simile contesto
costituiva un requisito fondamentale l'illibatezza, in funzione del matrimonio. E per Marco Polo era dunque comprensibile che le donne camminassero a passettini per non allargare più di tanto il compasso delle gambe e quindi per non compromettere, stando a Marco Polo, la propria integrità. E non poter fare a meno, Marco Polo, di paragonare questa compostezza delle fanciulle cinesi dello Shandong con la sguaiataggine delle donne di origine mongola, che addirittura non mostravano remore nell'andare a cavallo. Nell'andare a cavallo a gambe larghe anche, rischiando, stando a Marco Polo, addirittura di rimanerne deflorate. Ma appunto era un suo pensiero. E frequentando i porti cinesi, naturalmente Marco, che veniva da una città dove si producevano delle navi meravigliose, non poté non entusiasmarsi per gli enormi vascelli a 4 o a 6 alberi che incasellavano decine e decine di cabine per l'agio dei viaggiatori, dei mercanti. E su uno di quei transatlantici i Polo si imbarcarono a un certo punto per tornare a Venezia, dove pervennero nel 1295. Erano partiti nel 1271, erano trascorsi 24 anni. Al termine del suo soggiorno orientale, Marco avrà tesaurizzato un intero mondo. Per sé, per le proprie iniziative commerciali, per l'impaginazione delle proprie memorie. Ricordi da tenere desti al ritorno in laguna, nella casa veneziana, poc'anzi citata, di San Giovanni Crisostomo, ebbene, da tenere desti ricordi con il possesso, per esempio, di stoffe asiatiche, di copricapi mongoli, di rabarbaro, di bottoni d'ambra, di sete istoriate, di muschio e soprattutto della paiza, la tavola aurea, il lasciapassare che i Khan concedevano alle personalità più in vista, il simbolo immanente di un'impresa eccezionale. Certo, questo libro, che fu scritto inizialmente insieme a Rustichello da Pisa, in una condizione di prigionia a Genova, che non dobbiamo immaginare necessariamente in una prigione umida e buia. Perché? Perché i prigionieri d'élite molto spesso venivano tenuti presso le famiglie nobili in attesa di uno scambio di prigionieri, e certamente Marco Polo era un prigioniero d'élite, come lo era Rustichello da Pisa, un buon scrittore dell'epoca, diciamo, no? Bene, dicevo che tutte le memorie di Marco Polo dovettero confluire nel Milione, nel suo libro, che fu frutto della ricomposizione dei suoi ricordi e anche, questo non viene mai sottolineato, di un labor lime continuo, quasi ossessivo. Cioè Marco Polo mise mano continuamente al libro delle sue memorie. E certo i contenuti del Milione continuano ad offrire ancora oggi spunti per stupire. Colpisce per esempio, chi non la ricorda, la scena delle donne del Fergana che si imbottiscono le natiche per sembrare più seducenti, di cui racconta appunto il Milione. O anche suscita un brivido l'uso mongolo di succhiare il sangue dalle vene dei cavalli nel momento in cui si attraversavano le grandi steppe centroasiatiche e non c'era cibo, non c'era acqua. E anche ispira un fremito alla narrazione, per esempio, dei suicidi rituali in occasione di funerali illustri, o anche la storia del vecchio della montagna, della sua setta, dei cosiddetti assassini. Si resta sorpresi, per esempio, dai concorsi di Miss Impero Mongolo che dovevano provvedere all'imperatore Kubilai ulteriori spose. Kubilai era insaziabile sotto questo aspetto. Oppure, appunto, stupisce ancora la consuetudine di alcune famiglie tibetane che offrivano le proprie mogli e figlie in ospitale, ma anche remunerativa consolazione ai viaggiatori stranieri. Oppure suscita tenerezza il ricordo delle nozze virtuali celebrate con figure di carta relativamente a dei giovani sposi
che erano morti in modo prematuro. Oppure suscita il riso la comicità tutta rablesiana dell'urina congelata mentre esce dopo una sbronza nelle lande siberiane. E poi c'è altre cose che colpiscono sempre, non possono colpire, come per esempio lo sbiancante per denti di alcune regioni dell'India. Uno sbiancante che veniva realizzato con la foglia di betel mescolata a calce e alla canfora e ad altri aromi. E poi questa cascata di gemme, di spezie che inondano ogni porto di quest'Asia ricchissima, di quest'Asia civilissima, ferocissima, sensualissima, vastissima. È l'epopea tuttora incredibile di chi per primo seppe varcare la soglia della differenza. Con il milione Marco Polo poté celebrare e perpetuare se stesso, la propria città, il proprio status di uomo nuovo che rivoluzionava, che svecchiava, che disincagliava la civiltà europea e cristiana dalle sue vecchie convinzioni e convenzioni. Era l'uomo che, mentre guardava a Oriente, si celebrava nella veste di individuo dell'Occidente, di mercante. E quindi appunto ad essere glorificata nell'opera di Marco Polo è l'immagine del mercante, che rappresenta il nuovo eroe senza paura, pronto a lanciare il cuore oltre l'ostacolo, a proiettarsi laddove nessuno aveva mai avuto l'ardire di andare. L'esplosione dei commerci aveva offerto ai mercanti le chiavi per penetrare un mondo altro, i suoi segreti, le sue meraviglie, ed esplorare universi inediti, conoscere gli altri per conoscere meglio se stessi, aveva significato traslare nella modernità il mito dei cavalieri della tavola rotonda. La meta era stata la visione senza veli del Levante, il raggiungimento anche di una piena coscienza di sé. Il Graal era stato il Katai e Marco Polo il nuovo Parsifal. Grazie. Grazie a tutti.